Here we are 150 people of our organization. We are strictly fighting for peace. The Palestinian threat is a bit different. We can reconcile parties. La nostra missione in questo momento riguarda la nostra capacità di reagire alle minacce esterne e interne. Non possiamo trovare una riconciliazione con Hamas, non possiamo riconciliarci con la Jihad Islamica, non possiamo farlo con l'Iran, ma possiamo trovare un modo di cooperare con il popolo palestinese. Abbiamo bisogno di riconciliarci con i palestinesi e mitigare la minaccia che viene in questo momento dai palestinesi nella misura del possibile, così da poter far fronte alla minaccia iraniana. Abbiamo assolutamente bisogno di nuove elezioni il più presto possibile. Stiamo lavorando in questo momento molto duramente per questo. Dobbiamo contrastare questo governo, che è il governo più di destra che Israele abbia mai avuto dal 1948. A right-wing government since 48. And this government, non rappresenta la maggioranza del popolo di Israele, non c'è dubbio su questo. And I would like to mention another thing. We are in the eve of the Holocaust Day. Dobbiamo ricordare i 6 milioni di persone della nostra nazione che hanno perso le loro vite durante l'Olocausto. E dobbiamo dire due cose. Dobbiamo combattere l'antisemitismo che in Europa e negli Stati Uniti sta crescendo, e allo stesso tempo dobbiamo affermare la società israeliana e lo Stato israeliano come la società più egualitaria e più democratica di tutto il mondo. Sono due temi che si combinano molto strettamente insieme. Non c'è spazio per il pessimismo, non possiamo essere passivi, dobbiamo essere ottimistici e attivi per invertire la tendenza corrente della storia di questo momento. In order to change the current course of history.